Benvenute in un altro mio video. Sono un po' stanca, mi vedete un po' stravolta perché sono appena arrivata, ero a fare la spesa e quindi oggi voglio farvi vedere uno svuoto alla spesa. Procedo innanzitutto, prima di fare lo svuoto alla spesa, con il mio outfit di oggi. Allora, visto che poi l'inquadratura sarà a mezzo busto, ho questa felpa che mi avete visto tantissimo di Zara, è una felpa lunga a vestitino con le maniche a sbuffo e sopra ho messo questo, diciamo, poncho, questo coprispalle con tutte le frange beige, proprio per dare un tocco di colore in mezzo a tutto questo nero. Poi ho messo questo mio, è una camicia, però io lo sto utilizzando come capospalla, è di Stradivarius e ha tutte le frange nel retro e anche nella manica. È caldissimo, mi piace veramente tanto e ho voluto comprare anche la sciarpa identica in maniera tale da potermi imbottire bene sotto, infatti vedete quello che indosso oggi, e essere allo stesso tempo molto molto caldo. È anche confortevole perché rimane leggermente elasticizzato, ha il retro che rimane più lungo del davanti, poco, però aiuta in questa maniera a slanciare un po' la figura e a non indossirla visto la forma di, appunto, di questo capospalla. Poi vi dico velocemente, perché non voglio fare un video, diciamo, apposito. Allora, questa nel sito di Stradivarius la potete trovare come camicia, ci sono tantissime, un'infinità di fantasie. Mia figlia ne ha comprato una, la vedrete nel suo video. Su questa c'era scritto il mio nome, era da un po' che la volevo comprare, però poi dicevo in effetti posso risparmiare dei soldi anche perché ha un costo a parere mio un po' alto, perché viene 55,99. Vi metterò comunque il prezzo qui. Per chi eventualmente vuole l'articolo può anche fare lo screen. Io ho preso una M, erano disponibili le small e una M, ce n'erano un bel po', quindi sono sicura che riuscite a reperirla. E invece la sciarpa 17,99, ovviamente una taglia unica anche se c'è scritto M, vi metterò sempre qui il prezzo, e c'era lo sconto del 20%, che non è tantissimo, però comunque sia per il Black Friday hanno fatto questo tipo di sconto. Basta. Per quanto riguarda la parte di sotto, è inutile che io cambi l'inquadratura, vi faccio vedere velocemente. Ho il pantalone, quello di dovrebbe essere di Calzedonia, senza né lacci né niente, questi così, con gli strappi nelle ginocchia che avete visto ormai tantissimo. Vedo se riesco a abbassare un po' l'inquadratura, questi qui, e sotto ho gli stivali, quelli di Prima Donna. C'è il mio video, quindi potete eventualmente andarlo a vedere. In teoria dovrei metterlo prima, ormai ho talmente girato tanti video e li sto cercando di programmare in maniera tale da non saltare qualche giornata se eventualmente fossi impegnata. Vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, di commentare, di lasciare qualche like di supporto e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche ed essere avvertite ogni qualvolta esce un mio nuovo video. Vado nel soggiorno e svuotiamo la spesa. Eccomi qua per lo svuota la spesa. Vi faccio vedere prima le cose da frigo, da freezer ho preso solo delle pizze, incominciamo da quelle così le metto via. Allora, una confezione si sta già scongelando da due di pizze margherita della Conad e ne ho preso esattamente tre. Ecco qua. Poi ho preso zuppa gallurese
Parecchi senz'altro non la conosceranno, è tipica sarda ed è praticamente del reparto gastronomia della Conad. Il prezzo qua non c'è, mi dispiace, eh sì, 2,90 euro. Le pizze dovrebbero venire intorno ai 2,82 euro, quelle della Conad che vi ho appena fatto vedere. Poi ho preso questi, che sono di prosciutto cotto e mozzarella, e ne dovrei aver preso altri. Per il momento vi faccio vedere quelli che trovo. Allora, ecco le altre due confezioni. Poi ho preso dolcetto, mascarpone e gorgonzola per mio marito. Poi alette di pollo arrosto, e qua aggiungiamo il peperoncino. Poi sempre del reparto, diciamo frigorifero, quindi che metto via subito, prosciutto cotto, questo della Conad. Poi prosciutto crudo, questo qui della Rovagnati, snello. E il prosciutto sempre snello Rovagnati, gran cotto alle erbe aromatiche. Poi abbiamo preso tortellini al ragù, sempre del reparto gastronomia, e vengono. Vediamo se qui c'è il prezzo. Mi sa che qua non c'è. No. All'incirca comunque quanto quello che vi ho fatto vedere prima. Li abbiamo presi pronti perché i miei figli devono uscire velocemente. Noi siamo rientrati tardi e quindi si riscaldano questi due. Poi abbiamo preso le sottilette, che venivano intorno ai 2,90 euro. Adesso i prezzi, se cerco anche lo scontrino, questo rimane, dura tantissimo. Vi posso dire il totale perché ce l'ho qua. Abbiamo speso 104,2 centesimi, però se diciamo vi cerco i prezzi singoli, magari vi posso fare vedere da vicino lo scontrino, in maniera tale che potete fare lo screen se siete interessate ad un prezzo di un prodotto in particolare. Non è che è proprio fatto benissimo, e questo qui è il totale. Poi che cosa abbiamo? Ancora nel reparto frigorifero, pasta sfoglia rettangolare, io la prendo, questa qua della Conad, la prendo per averla a casa quando sono in ritardo e devo preparare qualche torta salata velocemente, o per pranzo o per cena, e ne ho preso due e ne ho ancora una in frigorifero. Poi abbiamo preso due confezioni di questo formaggio dolce, sempre della Conad, e ci sono 300 grammi di prodotto, e ne abbiamo preso due confezioni. Non abbiamo preso le mozzarelle perché ne abbiamo ancora. Poi abbiamo preso della Perugina le nuvole cioccolato al latte, queste qui per i miei figli. E questi qui, gusto fior di latte. Interrompo un attimo, metto queste cose in frigorifero. Aspettate, vi faccio vedere le ultime due che mi stavo dimenticando. Le uova, queste di Ovopollo, sono grandi. E poi vi faccio vedere anche due confezioni di yogurt intero, quello Coapla. Che
era in offerta, mi sembra 99 centesimi, oppure sempre il prezzo, adesso non lo so, mi sembra che venisse 99 centesimi. Stacco e vi faccio vedere le altre cose. Rieccomi qua, proseguo con la frutta che ho acquistato. Ho acquistato i kiwi, questi gialli che vi avevo fatto vedere nello svuota la spesa precedente. Poi ho acquistato le banane e mi sono venute 1,98 euro. E come frutta non ho preso altro perché avevo già altra frutta, come per esempio le mele e anche i cachi. Poi ho preso lo skipper, questo qui senza zuccheri aggiunti, all'arancia. Una confezione di piatti fondi, quelli resistenti sempre da 1 chilo della Conad. Sale grosso, questo qui. Un pacco di pennette rigate, sempre della Conad, da 500 grammi. Uno di margherite all'uovo che c'erano anche nello svuota la spesa precedente, questo è sempre della Conad da 250 grammi. Poi crostini, questi non li abbiamo mai provati, non abbiamo trovato i soliti che prendiamo che sono buonissimi, adesso non mi ricordo, forse ve l'avevo fatti vedere nello svuota la spesa precedente. E, visto che non c'erano, abbiamo provato a prendere questi qui. Vediamo, sono 100 grammi come quelli che prendevamo normalmente e ne abbiamo preso due confezioni. Poi due confezioni di maionese, questa della Conad, uno di ketchup, sempre della Conad. Uno di tonno, mare aperto, tonno naturale. Abbiamo preso questo perché lo mettiamo nel riso. Stiamo seguendo una dieta, io, mio marito e mia figlia. Poi, i soliti Kellogg's che avete già visto nello svuota la spesa precedente, questi anellini al miele. Poi, una bottiglia di... dovrebbe essere moscato, spumante dolce, questo qui. Una confezione di croissant con la crema vaniglia del Madagascar, questi della Bauli che erano in promozione. Sempre in promozione questi croissant alla ciliegia, sempre di Bauli. Poi una confezione doppia di fette biscottate, queste del Mulino Bianco, e ce ne sono, sto guardando la quantità, 630 grammi. Poi questo, non c'era la solita, diciamo, pagnotta che prendiamo normalmente, alla Conad. Poi abbiamo preso una confezione di questi grissini da 480 grammi, sono confezioni singole. Li volevano salati in superficie, ma c'erano solo questi. Poi 5 pezzi di pane, diciamo focaccia di patate, quelle della Conad. E ognuna viene all'incirca 1,34 euro, 1,20 euro, poi ovviamente dipende dal peso, e quindi ne abbiamo preso 5 pezzi. Abbiamo quasi finito. 5 confezioni, no, 4 confezioni di pane, bauletto, no, pane bianco, questo qua della Conad, che era sempre in offerta, e quindi ne abbiamo preso 4. Poi abbiamo preso
una confezione di Pepsi da 4, 1,5 litri l'una, poi una confezione di acquapanna, una confezione di quest'acqua che utilizziamo è da 2 litri e utilizziamo per cucinare perché l'acqua da noi non è potabile, e poi uno di latte che poi è quella che beve mio marito. Io diciamo bevo qualsiasi cosa, però lui, producendo dei calcoli, gli hanno consigliato di bere quell'acqua lì. L'ultima cosa, un pan d'oro, questo Maina, e basta, mi sembra di aver terminato. Il video termina qua e ci vediamo per i saluti. E rieccomi qua. Allora, spero che questo video svuota la spesa vi abbia intrattenuto. Non ho preso niente di particolare da potervi dare qualche spunto. Niente, noi ci vediamo prestissimo, sempre se vi va, ad un prossimo video. Ciao a tutti.